Con Luca Betti, Laura Torresi ha trovato l'altra metà della mela. La loro relazione, ormai vissuta alla luce del sole, sembra ogni giorno più solida. L'attrice pubblica spesso sui social delle dediche per il suo compagno e lui non è da meno. Proprio in questi giorni, ad esempio, ha sottolineato quanto Laura abbia dato un nuovo senso alla sua vita. Sei il fiore più bello dell'universo e hai dato i colori alla mia vita. A completare il quadro, ci pensa il settimanale Diva e Donna. La rivista li ha immortalati durante le loro vacanze a Formentera. La loro estate si sta rivelando decisamente passionale. Negli scatti che li vedono protagonisti, i due si scambiano baci roventi in barca, poi se ne stanno teneramente abbracciati in acqua. Mentre prendono il sole, Luca non smette un attimo di coccolare e viziare la sua compagna con teneri gesti. Laura Torresi e Luca Betti si candidano a essere la coppia più bollente dell'estate 2017. L'uomo che ha conquistato il cuore di Laura Torresi non è un volto sconosciuto al pubblico. Luca Betti, infatti, è stato tra i protagonisti dell'edizione del 2014 di Pechino Express. Nato a Cuneo nel 1978, pratica diversi sport come lo sci, il nuoto, la pallavolo, il basket e la pallanuoto. Nel 1998 ha debuttato nei rally e da allora ha fatto di questa passione il suo mestiere. Luca Betti, però, è anche un imprenditore e manager di successo. La relazione tra Laura Torresi e Leonardo Pieraccioni ha avuto inizio nel 2007. Il 13 dicembre del 2010 è nata la piccola Martina. 4 anni più tardi, i due hanno annunciato la fine della loro relazione. Nonostante non siano più una coppia, hanno mantenuto intatta la stima che provano l'uno nei confronti dell'altra. In un'occasione, il regista ha definito l'ex compagna lo sliding doors più fantastico della sua vita. Vide casualmente la foto di Laura Torresi su una rivista e, stregato dalla sua bellezza, la trovò perfetta per interpretare il film Una moglie bellissima. Da lì, nacque la relazione che li portò a diventare genitori. Chi se ne frega.